Ovviamente io devo iniziare il video a mezzogiorno quando suonano le campane davanti a casa. Ciao ragazze, bentornate sul canale. Ci teniamo le campane perché non se la finiscono più e io non è che posso stare qui mezz'ora a aspettare che finisca le campane. Comunque, come potrete vedere dalla mia tenuta estiva, fa un caldo micidiale a Bologna e in casa nostra ancora di più. Cioè, se a Bologna sono 20 gradi, dentro casa nostra ce ne sono 25, è così. Scusate per il pallidume, ma ovviamente non sono ancora andata al mare. E quindi oggi torno di nuovo con un altro video, ragazze. Probabilmente adesso ne vedrete una sfilza di video sul mio canale. Oggi giro questo qui, appunto, ve lo carico subito e poi probabilmente domani, se mi arriva il pacco dell'ordine che ho fatto, giro anche quello lì, perché poi mi inizia ufficialmente la sessione, ho un esame il 31 maggio e uno il 5 giugno, quindi poi non so quando tornerò con i video. Ecco, ci rivedremo probabilmente con il video dei prodotti finiti a giugno, quindi cerco di lasciarvene un pochino. Questo è un video che non si ha mai piacere di fare, ovvero quello sui prodotti flop. Sul mio canale ne vedete veramente pochi, tant'è che io non faccio mai, cioè non ho la rubrica promossi e bocciati, proprio perché non ogni mese riesco a trovare dei promossi e dei bocciati. Infatti, faccio solo il video sulle scoperte. L'ultimo sui prodotti bocciati lo feci proprio a gennaio, tipo le prime brutte scoperte del 2017, mi pare. Ve lo lascio comunque linkato. Siamo a fine maggio, direi che ci poteva stare. Allora, veramente non è proprio un video disastroso, nel senso che a parte due o tre cose che sono scene. Le altre diciamo che sono dei prodottini oppure dei prodotti che su di me non fanno nulla, quindi propongo di iniziare. Questo qui è l'orrore e parlo di un mascara ed è l'unico prodotto make-up che vedrete. Ce l'ho da un sacco, ragazze, ma l'ho rispolverato recentemente sperando che la situazione magari fosse un pochino migliorata, ma niente di niente. Ed è il Mega Protein Mascara di Wet n Wild. Questo signore qua. Ragazzi, questo qui l'avevo preso in un negozietto a Rimini per 2 euro circa. Cioè, dovrebbe essere un mascara che dentro ha anche delle proteine, quindi dovrebbe aiutare a fortificare le ciglia, vabbè. Allora, io di Wet n Wild ho i rossetti che amo follemente, sono i miei rossetti preferiti, posso dire. Poi avevo un fard che mi si è rotto ma era fantastico e il primer viso che mi piace molto. Questo è qualcosa di aberrante. Il mascara è così. Già lo scovolino non è che sia il massimo, ma ragazze, cioè questo mascara è liquido da far paura e il fatto è che io ce l'avrò ma da più di un anno ce l'ho perché il negozio dove l'avevo preso ha addirittura chiuso. Quindi ce l'avrò da 2 anni, ragazze, ed è sempre stato così liquido. Io l'ho provato anche a lasciare un pochino aperto, voglio dire, si seccherà. Ragazze, è sempre stato così liquido. Questo mascara non fa niente, non incurva, non allunga, non dà volume, semplicemente colora le ciglia. Cioè, se voi siete bionde, bionde, bionde e avete le ciglia bellissime, ma sono bionde, quindi le volete colorare di nero, questo qui va bene. Ma a parte quello, ragazze, non fa assolutamente niente. Cioè, metterlo o non metterlo è la stessa cosa. Io vi faccio vedere, ecco, vi faccio vedere questo mascara com'è. Perché? Guardate, cioè ragazze, si sfuma. Mi viene in mente un video che aveva fatto Giulia Cova, in cui appunto faceva vedere che il mascara mi pare di Liquid Flora. Ora non vorrei dire una cavolata, ma sono quasi sicura. Faceva la stessa cosa. Lei diceva: ci posso fare la base per uno smokey eyes. Cioè, è la stessa cosa, ragazze. Sono sconvolta. No, assolutamente no. Passiamo ora alla sezione beauty. Sezione beauty, allora io partirei da questa qui che è aberrante, cioè questo qui è il primo prodotto che mi ha dato seriamente dei problemi. Non mi era mai successo, non pensavo che la mia pelle potesse reagire così a un prodotto perché appunto non mi era mai capitato, non mi considero nemmeno una con la pelle sensibile, ma è successo. L'acqua micellare multivitamin di Phytorelax.
Lei l'avete già vista nel video dedicato alla mia skincare, alla vitamina C, e vi avevo detto che non mi piaceva. Cioè, ragazze, questa acqua micellare mi manda fuoco alla faccia, ma non tutta la faccia, una zona in particolare, ovvero qui. Appena sotto il contorno occhi, dove iniziano gli zigomi, io veramente, appena l'appoggio, tolgo il dischetto e sono rossa come un peperone, ma subito, cioè, non c'è bisogno di sfregare. Che magari uno dice ok, sfreghi un po'. No, io posso fare così con il dischetto e subito divento rossa, ma veramente in un secondo. Io non so cosa ci sia qua dentro che mi dà fastidio. È tra l'altro anche al 98% di ingredienti di origine naturale. Io non me lo spiego proprio. Anche perché ho anche il detergente viso e non mi ha dato problemi. La maschera viso non mi ha dato nessun tipo di problema, anzi, mi piacciono entrambi. Io questa non ne ho idea. Però vi dico, probabilmente è una cosa soggettiva, che mi fa solo a me perché ne ho dato una mini taglia alla mia amica Giulia. Lei l'ha provata e ha detto che assolutamente non le ha dato problemi, anzi le strucca anche bene e insomma le piace. Sugli occhi non è che me li brucia, ma mi secca il contorno occhi, cioè mi diventa proprio il deserto del Sahara, assolutamente no. Sono arrivata qui, ma considerate che 50 ml li ho dati alla Giulia, forse un po' di meno, forse 30. E un'altra mini taglia ce l'ho nel beauty che porto a Rimini, che poi non uso mai. Quindi di fatto ne ho utilizzata poca. Veramente non so come usarla. Per struccare, strucca anche, cioè. Però no, assolutamente non lo so. E ho l'atterro qui. Dove ho anche le veline per pulirmi dagli swatches, cercherò di lavarci i pennelli, cioè scrivetemi sotto se avete qualche idea perché, cioè, un conto è un detergente, si può usare in mille modi, ma l'acqua micellare, boh. Sempre per quanto riguarda il viso, due prodotti che mi hanno lasciato un po' interdetta. Uno è questo. Sugar Scrub, Lip Scrub di Princess Mayoka. Comunque, appunto, l'avevo preso su Yes Style, è un sito, cioè è un prodotto coreano. Eccolo qua. È praticamente questo scrub, dovrebbe uscire fatto così, quindi non è in barattolino, ma è appunto in tubetto. Io l'ho provato l'altra sera. Questo scrub, ragazze, non è uno scrub. Cioè. Ma non è nemmeno uno scrub delicato, ragazze. Cioè, questo scrub non ha i granuli. Cioè, voi forse li vedete leggermente lì. Andate a spalmare e io vi garantisco che si sente che ci dovrebbero essere dei granuli. Perché sempre la mia amica Giulia mi disse: guarda, magari è un peeling enzimatico. Ma si sente che ci dovrebbero essere dei granuli. Ma ragazze, cioè, vedete che ho spalmato e è tipo un lip balm. Si sente che ci dovrebbero essere, poi avevo ritrovato la scatola, c'erano le istruzioni in inglese e diceva proprio che c'erano questi granuli, quindi non è un peeling enzimatico, ma vi pare? Non fa niente, cioè io pensavo fosse una presa per i fondelli, sinceramente. L'ho comunque tenuto su tutta la notte, ho detto vabbè, lo uso come lip balm. Mi ha seccato le labbra, cioè la mattina dopo avevo le labbra a pezzi, ma non esiste proprio in nessun modo. Altra cosa viene sempre dalla Corea, questi qui li ho riprovati l'ultima volta ieri sera e sono passati da essere flop a essere nì, ma sinceramente, tornando indietro, non li riacquisterei e sono gli eye patch di Secret K della linea Gold Premium First. Questi qui, super economici perché li ho pagati circa 10 dollari, quindi intorno agli 8 euro, sono 60 patch, quindi economici. Tra l'altro sono quelli in silicone, qua vedete la spatolina con cui dovete andare a prelevarli e lì adesso c'è ovviamente la copertura, però vedete sono in silicone immersi in questo siero, voi li mettete direttamente, non hanno il tessuto, ecco. Allora ragazze, hanno proprio la forma, no? Fatta così a goccia, quindi qui mettete la punta e poi fino a qua su. Bene, li ho usati 2 o 3 volte e tutti. E 3 le volte, a parte ieri sera, però ieri sera li ho usati in un altro modo, quindi dopo vi dico. Mi hanno fatto, allora, la prima volta mi hanno arrossato il contorno occhi, va bene, li avevo tenuti tipo 5 minuti. La seconda e la terza volta mi avevano fatto,
comparire delle bollicine qui nel contorno occhi strane, cioè non erano grani di miglio, erano come se i pori si fossero tipo alzati leggermente in rilievo. È strano da spiegare, però vedete questi, cioè normalmente la grana della pelle era come se si fosse inspessita. E ragazze, ovviamente lì non si può fare niente, cioè non è che potete andare a scrabbare o mettere chissà cosa, quindi col tempo, in circa una settimana, 10 giorni, è tornato tutto come prima, ma capite che non dovrebbero far così dei prodotti per gli occhi. Ieri sera li ho rimessi, ma non ho fatto arrivare la punta fino a qui, ma la punta tipo l'ho messa qui e quindi il patch era tipo qua, quindi non era più un patch contorno occhi, era praticamente un patch sugli zigomi. In quel modo non mi ha dato nessun problema, non mi ha neanche arrossato la zona né niente, però insomma, ok, ho deciso di non metterlo tra i flop, forse non dovevo metterlo io così vicino al patch, fatemi sapere, però. Cioè, insomma, non è che mi puoi fare venire uno sfogo di non so cosa. Tra l'altro, parlando anche dell'effetto, oddio, sicuramente non mi aspetto i miracoli da un patch per gli occhi tenuto 5 minuti, però non fa chissà cosa. Illumina leggermente la zona, perché comunque ha queste pagliuzze tipo dorate, quindi sì, effettivamente un pochino illumina la zona, ma è una cosa temporanea. Non so se li riprenderei, ecco. Per quanto riguarda il corpo, non sono due bocciatissimi, però anche qui non mi sono piaciuti, sicuramente non li andrei ad acquistare e uno mi fa proprio stare con l'ansia. E forse qualcuno di voi avrà capito, ma è il deodorante. Questo deodorante al melograno di Yves Rocher, senza sale d'alluminio, senza parabeni, per carità, con un inci accettabile. Mi piace molto il fatto che sono trasparenti, quindi vedete io sono qui circa a metà. Ah, tra l'altro, più del 99% di ingredienti di origine naturale. E attenzione che al secondo posto ha l'alcol, e non so dove le vedono il 99% di ingredienti di origine naturale, che ha anche un PEG. Però, comunque, non ha schifezze particolari. L'odore è molto dolce, sa proprio di caramelle e troppo, sinceramente, ovviamente, come avrete visto, ero roll-on. E questo deodorante, cioè, altera l'odore del sudore. Cioè, se voi siete delle ragazze come me, che ad esempio io non sudo tantissimo, e è proprio, cioè, devo fare proprio attività fisica per sudare, anche in estate non sudo particolarmente. Ovviamente lo uso il deodorante tutte le mattine, e però non è quell'odore proprio acre di sudore che dite, oddio, no. Proprio normale, e diciamo che io ho un sudore facile da tenere a bada, cioè questo qui è in grado di farmi puzzare, cioè è in grado di trasformare il mio sudore da lieve, molto blando, a tipo come può sudare un giocatore di basket dopo, non lo so, 20 partite, uguale, uguale, cioè ragazze, non è possibile. Io avevo provato la versione al tè verde l'anno scorso, mi pare, in inverno. E anche lì eravamo borderline, perché comunque secondo me ragazze non è sbagliata tanto la formulazione, cioè è sbagliato le profumazioni, cioè io in un deodorante mi aspetto un profumo fresco, talcato, fiorito, ancora ancora, cioè ma uno è il tè verde che è un odore comunque acido, cioè è il tè, e uno il melograno che ragazze sa di caramelle per bambini, non può contrastare il sudore, quindi se non sudate. Io ad esempio, quando lo metto che magari non faccio niente di particolare, oppure ho maglie di cotone, quindi comunque traspiranti, effettivamente regge, non è che profumate a sera, però non mi dà problemi. Ma appena ho una maglia un attimino più sintetica, o faccio ad esempio una corsa per prendere l'autobus 5 minuti, no, cioè ho sempre veramente l'ansia con questo deodorante. Non vi posso dire che mi ha mai creato situazioni proprio imbarazzanti da dire oddio, però io vivo con l'ansia, quindi assolutamente no. E un altro prodotto che lo metto in questo video perché a me non fa niente, è la crema anticellulite della edizione limitata di Sien che potevate barra potete trovare da Lidl, non lo so. 200 ml, l'inci non è verde, c'è anche un dimeticone, io ve lo mostro nel caso qualcuno interessi, però io per l'anticellulite uso un po' di tutto. Sono arrivata io circa qui. Come
Comunque la utilizzo tutte le sere da 10 giorni abbondanti. Ha un odore buonissimo, lo stesso di quello del gel per il décolleté di cui vi ho parlato ieri nell'altro video. E il problema, ragazza, è che non fa niente. Cioè, io vengo da una crema anticellulite che a me è piaciuta tantissimo, che è quella della Seysol, di cui vi ho parlato nelle scoperte tipo di aprile. Quella forse è la prima crema che io abbia provato che mi ha dato veramente dei risultati, quindi forse avevo le aspettative un po' alte. Ma questa non fa veramente niente ed è anche poco idratante. Io la trovo anche poco idratante, la trovo pesantona, perché comunque è una crema pesantona. Adesso voi magari non lo percepite, ma lascia proprio cioè un film sulla pelle, proprio la lascia un po' unta, forse insomma anche siliconi. Cioè non ha una consistenza fresca, ecco. E quindi io non trovo nemmeno che mi vada a idratare la pelle particolarmente. La uso su glutei e cosce. Sui polpacci uso la crema nutriente perché lì tendo ad avere la pelle un po' secca. E poi non ho bisogno, insomma, dell'anticellulite. Non fa niente. Costa 3,99 euro, quindi per carità la posso usare anche come normalissima crema per il corpo. La finirò come crema anticellulite. Però, insomma, 3,99 sono comunque 4 euro. Quella di Seysol in offerta costa 4,90. Io vi consiglio quella. I principi attivi ci sono anche, nel senso, cioè ci sono anche. Boh. Al secondo posto c'è l'olio di semi di girasole, poi abbiamo la glicerina, poi cose inutili. Ah, c'è la caffeina, plankton extract, non so cosa sia. Poi c'è l'olio di arancio che in teoria dovrebbe stimolare la microcircolazione, tocoferolo, poi abbiamo il bel dimeticone, abbiamo anche il fenossetanolo, cioè sì, ci sono quelle tre cose in croce. Cosa direte, cosa vuoi pretendere da una crema da 4 euro? È vero, ragazze, però allora non mi scrivi anticellulite, mi scrivi boh, crema idratante, crema inutile, però comunque non anticellulite, mi aspettavo un altro prodotto. E della stessa linea da provare mi manca anche l'olio rassodante. Vedremo, vedremo, ovviamente vi farò sapere. Bene, ragazze, il video è terminato. Io vi mando un bacio come sempre e ci vediamo al prossimo video che penso sarà domani oppure prossimamente. Vi mando un bacio. Ciao!